Mentre il mondo era avvolto dalle fiamme della Seconda Guerra Mondiale, dal 1939 al 1945, la Terra stessa sembrava piangere. Il suo suolo inzuppato del sangue, sia del soldato che del civile, allo stesso modo. Questa fu un'epoca in cui la natura più oscura dell'umanità fu messa a nudo e il costo umano divenne uno spettro inquietante che ancora persiste nella memoria collettiva delle nazioni. Nelle acque insidiose dell'Atlantico, i sommergibili tedeschi, denominati branchi di lupi dal loro comandante l'ammiraglio Karl Dönitz, vagavano con intento letale come predatori silenziosi degli abissi. I loro siluri fendevano le onde, prendendo di mira non solo le navi militari, ma anche le navi mercantili civili. Queste imbarcazioni inapparenti, vitali vie di trasporto per sostenere lo sforzo bellico, diventarono tombe sommerse, portando con sé migliaia di anime nell'abbraccio freddo dell'oceano. L'anno 1942 vide da solo l'affondamento di oltre 1200 navi alleate, testimonianza del terrore silenzioso e invisibile che si nascondeva sotto le onde. Dall'altro lato del mondo, nelle giungle soffocanti delle Filippine, si svolse la famigerata marcia della morte di Bataan del 1942. Dopo la caduta di Bataan, oltre 76.000 truppe americane e filippine furono sottoposte a brutalità indicibili. Furono marciati per 105 chilometri. Il loro cammino, un corridoio di sofferenza, dove i caduti erano spesso lasciati dove cadevano, o incontravano la freddezza finale di una baionetta. Il bilancio delle morti salì a oltre 10.000 anime, le loro vite una testimonianza della crudeltà della guerra. Eppure, tra le tenebre, scintillavano bagliori di speranza e umanità. Il Kindertransport, una straordinaria missione di salvataggio, tra il 1938 e il 1940, vide quasi 10.000 bambini ebrei portati via dalle grinfie della persecuzione nazista alla sicurezza della Gran Bretagna. Questi treni, che portavano gli innocenti lontano dall'ombra della svastica, furono fari di luce in un tempo avvolto nell'oscurità. Queste narrazioni, intessute nel tessuto della Seconda Guerra Mondiale, ci costringono a ricordare le parole del generale Douglas MacArthur: «Il soldato, più di ogni altra persona, prega per la pace, poiché deve soffrire e sopportare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra». Potete immaginare le profondità della disperazione negli occhi di un marinaio mercantile mentre la sua nave sprofonda nell'abisso, o le preghiere silenziose di un bambino a bordo di un treno diretto verso l'ignoto, lontano da casa e famiglia. Unitevi a noi nel viaggio attraverso le narrazioni inquietanti della Seconda Guerra Mondiale, svelando il costo umano che giace sotto le battaglie strategiche e i trattati politici. Benvenuti al diario di Giulio Cesare. Leningrado sotto assedio, la lotta di una città per la sopravvivenza. Nelle prime ore del mattino dell'8 settembre 1941, un silenzio inquietante calò sulla città di Leningrado. Le forze tedesche che la circondavano, sotto il comando del maresciallo di campo Wilhelm Ritter von Leb, avevano completato la loro morsa su questo gioiello dell'Unione Sovietica. L'assedio faceva parte dell'Operazione Barbarossa, il grandioso piano di Hitler per conquistare l'Unione Sovietica. Quello che ne seguì non fu semplicemente un blocco militare, ma una dura prova di resistenza umana e spirito che si sarebbe protratta per 872 giorni. Hitler, nel suo spietato disprezzo per l'umanità, aveva dichiarato: «Leningrado deve morire di fame», preparando il terreno per uno degli assedi più brutali della storia. Con l'arrivo dell'inverno, i cittadini di Leningrado si trovarono intrappolati in una morsa di ghiaccio e fuoco nemico. I nazisti, intenzionati a cancellare la città dalla faccia della terra, tagliarono tutte le vie di approvvigionamento, eccetto per il pericoloso passaggio attraverso il lago Ladoga, successivamente noto come la strada della vita. Questo corridoio ghiacciato, spesso sotto bombardamento, era l'unico collegamento della città con il mondo esterno. All'interno della città, la lotta quotidiana per la sopravvivenza rovesciò ogni nozione di normalità. Le razioni di cibo si ridussero a miseri 125 grammi di pane, spesso allungato con segatura o altri materiali non commestibili, per persona al giorno. Il rinomato compositore sovietico Dmitri Shostakovich, testimone dell'agonia della sua amata città, osservò: «L'assedio fu un periodo di terribili azioni. Eppure,
In mezzo alla disperazione, la città pulsava di una risolutezza indomabile. I tesori del museo dell'Ermitage furono nascosti dalla portata del nemico, ma le cornici vuote rimasero appese, simbolo della fede nel futuro della città. Gli accademici dell'università assediata continuarono le loro lezioni e ricerche, faro dell'eterno potere della conoscenza e della cultura. La professoressa Elena Scriabina, che sopportò l'assedio, notò nel suo diario: «Tutti credevamo di avere un dovere verso la nostra città e il nostro paese nell'ora del pericolo». Lo spirito indomito dei leningradesi fu forse più vividamente incarnato nella miracolosa sopravvivenza della Settima Sinfonia di Shostakovich. Composta durante l'assedio, la sua esecuzione il 9 agosto 1942 dai musicisti affamati ma indomiti dell'Orchestra Radiofonica di Leningrado servì non solo come un trionfo culturale, ma come una dichiarazione risonante di resilienza. Le melodie, trasmesse dagli altoparlanti, penetrarono tra le rovine della città e raggiunsero persino le linee tedesche, sconcertando il nemico con il messaggio non pronunciato: «Leningrado non capitolerà». Il direttore, Karl Eliasberg, rifletté in seguito: «Quel giorno trionfammo sulla macchina da guerra nazista priva di anima. La situazione dei bambini di Leningrado, seppur straziante, fu anche una testimonianza della risolutezza della città. Di fronte a morte e distruzione, le scuole continuarono a operare. Furono organizzati teatri e classi d'arte improvvisati, tutti sforzi per coltivare un'apparenza di normalità per le giovani anime il cui mondo era stato sconvolto». Anna Petrovna Ostroumova Lebedeva, un'artista di spicco, si offrì volontaria per insegnare ai bambini, credendo che l'arte potesse portare luce anche nei tempi più bui. L'assedio, sebbene fosse un tempo di orrori indicibili, fu anche testimone di straordinari atti di coraggio e compassione. I vicini condividevano le loro scarse razioni, gli insegnanti proteggevano i loro studenti e innumerevoli leningradesi rischiarono la vita per salvare gli altri. La dottoressa Anna Marley, un medico durante l'assedio, curò instancabilmente i feriti e gli ammalati, dicendo una volta: «Nei tempi più duri, la nostra umanità fu la nostra più grande arma». Con la fine dell'assedio, il 27 gennaio 1944, il mondo guardò a una città che aveva sopportato l'insopportabile. Il costo fu sconcertante. Le vite perse si contarono in milioni, la città stessa, un'ombra segnata dalla fame e dal bombardamento. Eppure, Leningrado resistette, indomita nello spirito, testimonianza della resilienza del suo popolo. Dmitri Likachev, un sopravvissuto dell'assedio, catturò in modo toccante l'essenza di questa resilienza. Leningrado non esiste semplicemente nello spazio e nel tempo. Vive nei cuori di tutti coloro che hanno lottato per essa, sofferto per essa e trionfato con essa. Ombre e ceneri, gli echi perduranti di Hiroshima e Nagasaki. L'alba del 6 agosto 1945 si ruppe su Hiroshima, una città ignara di essere presto incisa nella storia con le linee più oscure. Alle 8:15 l'Enola Gay, pilotata dal colonnello Paul Tibbets, rilasciò Little Boy, una bomba atomica che discese sulla città inaspettata. Tre giorni dopo, il 9 agosto, Nagasaki affrontò un destino simile sotto la nuvola di Fat Man, scatenata dal B-29 Boxcar, pilotato dal maggiore Charles Sweeney. Questi due giorni segnarono il primo e unico uso di armi nucleari in guerra, una decisione che avrebbe acceso un dibattito su etica, potere e la vera natura dell'umanità. Albert Einstein, la cui lettera al presidente Roosevelt anni prima aveva messo in moto la ricerca atomica, si pentì profondamente del suo ruolo, affermando: «Se solo avessi saputo, sarei diventato un orologiaio». A Hiroshima, la bomba esplose a circa 600 metri sopra la città, trasformandola istantaneamente in un paesaggio di desolazione e morte. Gli edifici furono appiattiti e incendi furiosi crearono un inferno vivente. L'Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall, ora noto come cupola della bomba atomica, rimase come un promemoria scheletrico dell'epicentro dell'esplosione. L'esplosione iniziale mieté decine di migliaia di vite, ma il bilancio finale, compresi coloro che soccombettero a ferite e malattie da radiazione, fu stimato in oltre 140.000. L'agonia di Nagasaki rifletté questa distruzione, con un bilancio delle vittime che raggiunse 70.000 entro la fine del 1945. Il dottor Takashi Nagai, radiologo a Nagasaki,
descrisse il dopoguerra come una scena dall'inferno, un inferno spaventoso. I sopravvissuti, noti come Hibakusha, furono testimoni dell'indicibile. Parlarono di un lampo accecante e di una forza che sfidava la descrizione, seguita da un silenzio profondamente inquietante. Tsutomu Yamaguchi, un uomo che incredibilmente sopravvisse a entrambi i bombardamenti, descrisse la scena come una processione di fantasmi, una rappresentazione cruda della forma umana ridotta a ombre contro i resti di una città. Le sue parole echeggiano le esperienze agghiaccianti di migliaia che vissero l'orrore. Il dopoguerra fu un tableau di sofferenza e sopravvivenza. Gli ospedali, a malapena in piedi, furono sopraffatti dai feriti. Medici e infermieri, molti dei quali vittime stessi, lavorarono instancabilmente nonostante la carenza di medicine e forniture. L'ospedale della Croce Rossa a Hiroshima, nonostante fosse gravemente danneggiato, divenne un centro per gli sforzi di soccorso. Nei giorni successivi ai bombardamenti, le città di Hiroshima e Nagasaki furono trasformate in ospedali all'aperto, dove la linea tra vita e morte era tenue e l'aria era densa del profumo della perdita. Gli effetti a lungo termine dei bombardamenti si estesero ben oltre la distruzione immediata. I sopravvissuti affrontarono una vita di complicazioni sanitarie, inclusi un rischio aumentato di cancro e malattie croniche. I bambini, nati da sopravvissuti, portarono il timore di danni genetici, un timore che gettò una lunga ombra sulle famiglie per generazioni. La Commissione per le vittime della bomba atomica fu istituita per studiare gli effetti, ma per molti sopravvissuti le cicatrici erano tanto emotive quanto fisiche. Eppure, di fronte a queste avversità, gli Hibakusha emersero non solo come sopravvissuti, ma come narratori, sostenitori della pace e promemoria viventi degli orrori della guerra nucleare. Eticamente, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki aprirono un vaso di Pandora di domande sulla natura della guerra, il valore della vita umana e i limiti del potere umano. La decisione di usare la bomba atomica fu difesa da alcuni, come il presidente Truman, che sostenne fosse un male necessario per porre fine alla guerra, ma criticata da altri come una dimostrazione di forza non necessaria che colpì i civili. La dichiarazione di Truman: «L'abbiamo usata al fine di abbreviare l'agonia della guerra, per salvare le vite di migliaia e migliaia di giovani americani», contrastò nettamente con i ricordi tormentati degli Hibakusha. Le città oggi non stanno solo come metropoli vivaci, ma come memoriali viventi del passato. Parchi della pace, come il Parco Memoriale della Pace di Hiroshima, musei e monumenti offrono un luogo per la riflessione, uno spazio dove le storie degli Hibakusha e le lezioni della storia sono preservate. Le parole di Hibakusha Setsuko Turlow risuonano con questa narrazione in corso. Hiroshima e Nagasaki non sono solo un fatto storico, ma una storia in corso di umanità e disumanità, guerra e pace, vita e morte. Echi dell'inimmaginabile, l'olocausto e le ombre dei campi. Nel cupo arazzo della Seconda Guerra Mondiale, l'olocausto emerse come un'atrocità sistematica senza pari nella storia umana. Orchestrate dal regime nazista sotto Adolf Hitler, questo genocidio fu meticolosamente pianificato e brutalmente eseguito. A partire dalle leggi di Norimberga nel 1935, che privarono gli ebrei dei loro diritti civili, fino alla conferenza di Wannsee nel 1942, dove la soluzione finale fu formalizzata, i nazisti miravano a cancellare la popolazione ebraica d'Europa, insieme ai prigionieri politici, al popolo romani e ad altri considerati indesiderabili. Il cuore di questa oscurità si trovava nei campi di concentramento come Auschwitz, Treblinka e Bergen-Belsen, nomi infami diventati sinonimi di terrore e sofferenza. Viktor Frankl, sopravvissuto e psichiatra, catturò l'essenza di questo periodo con le sue parole commoventi. Quando non siamo più in grado di cambiare una situazione, siamo sfidati a cambiare noi stessi. Dal 1941 al 1945, questi campi si ergevano come cupi monumenti alla morte e alla disperazione. Auschwitz, con il suo notorio cancello che recava il motto cinicamente crudele «Arbeit macht frei», il lavoro rende liberi, fu testimone dell'assassinio di oltre 1.100.000 anime. I campi non erano meramente siti di sterminio, ma anche di estenuante lavoro forzato.
dove la sopravvivenza pendeva da un filo di speranza e dai capricci arbitrari delle guardie. La disumanizzazione era sistematica. I nomi furono sostituiti da numeri, le identità cancellate all'ombra della svastica. Il famigerato dottor Josef Mengele, conosciuto come l'angelo della morte ad Auschwitz, incarnava questa crudeltà, conducendo esperimenti agghiaccianti sui detenuti in una perversa ricerca della purezza razziale. Eppure, anche negli angoli più bui, lo spirito umano sfavillava con sfida. Atti di resistenza, come la rivolta del ghetto di Varsavia nell'aprile 1943 e il coraggioso ammutinamento a Sobibor nell'ottobre 1943, echeggiavano forte contro la tirannia. Questi atti, sebbene spesso soppressi con brutale efficienza, stavano come audaci dichiarazioni della volontà umana indomabile. Ad Auschwitz, la storia di Massimiliano Kolbe, un sacerdote polacco che si offrì di morire al posto di uno sconosciuto, rimane una profonda testimonianza di autosacrificio e umanità nel cuore dell'oscurità. La liberazione di questi campi, nel 1945, dalle forze alleate, rivelò il pieno orrore delle atrocità naziste, un momento impresso nel tempo attraverso le potenti parole del generale Dwight D. Eisenhower, che insistette sulla documentazione delle condizioni indicibili, per assicurarsi che non ci sia spazio per dubbi o per rivendicazioni di ignoranza. I sopravvissuti, sebbene liberati, portarono il peso delle loro esperienze come un cupo sudario. Elie Wiesel, nel suo memoir Notte, testimoniò questa agonia, dichiarando: «Mai dimenticherò quei momenti che hanno assassinato il mio Dio e la mia anima e trasformato i miei sogni in polvere». I liberatori, soldati di varie nazioni alleate, si trovarono di fronte a scene che li avrebbero perseguitati per tutta la vita, un netto testimone della brutalità che gli esseri umani sono capaci di infliggere gli uni agli altri. Nel dopoguerra, il mondo fu lasciato a confrontarsi con l'enormità di ciò che era accaduto. I processi di Norimberga, una serie di tribunali militari tenutisi tra il 1945 e il 1946, cercarono non solo di punire, ma anche di stabilire un precedente affinché crimini così efferati contro l'umanità non rimanessero mai più senza risposta. I processi furono un momento fondamentale nell'istituzione del diritto internazionale, con figure come Hermann Göring e Rudolf Hess chiamate a rispondere delle loro azioni. L'Olocausto, con le sue strazianti storie di sopravvivenza, perdita e resilienza, è una narrazione sottolineata dalle parole commoventi di Anna Frank, il cui diario rimane uno dei resoconti più sentiti e tragici di questo periodo. Nonostante tutto, credo che le persone siano davvero buone nel profondo. Gli echi dell'Olocausto, che risuonano attraverso gli annali della storia, ci ricordano la necessità di ricordare, di testimoniare e di assicurare che tale oscurità non cali mai più sull'umanità. Il gigante scatenato. Racconti di valore e dolore sul fronte orientale. All'alba si apriva sulla vasta distesa del fronte orientale, un teatro della Seconda Guerra Mondiale, spesso oscurato dalle storie degli alleati occidentali, si svolgeva una saga di immensa scala e profonda tragedia umana. Estendendosi dalle tundre gelate vicino a Murmansk alle steppe arse dal sole del Caucaso, questo fronte non era solo un campo di battaglia, ma un crogiolo in cui il destino delle nazioni fu forgiato. Fu qui, nel severo inverno del 1941, che l'esercito tedesco, fino ad allora sembrato invincibile, incontrò il suo primo serio ostacolo nella battaglia di Mosca. La controffensiva sovietica, lanciata il 5 dicembre 1941, costrinse la Wehrmacht alla ritirata, segnando il primo grande contrattempo per le forze di Hitler. Fu una testimonianza della risolutezza del popolo sovietico che, come famosamente osservò Winston Churchill, strappò le viscere alla macchina da guerra nazista. La battaglia di Kursk, iniziata il 5 luglio 1943, sta a testimoniare l'intensità del conflitto. Conosciuta come Operazione Cittadella, l'offensiva tedesca mirava a superare in astuzia e distruggere le forze sovietiche. Lo scontro, caratterizzato da massicce battaglie di carri armati come a Prokhorovka, divenne una sinfonia di acciaio e distruzione, rendendolo uno degli scontri corazzati più grandi della storia. Il coraggio degli equipaggi dei carri armati sovietici fu epitomizzato da figure come il tenente Zinovij Kolobanov,
che, nel suo carro armato KV-1, riuscì a distruggere 22 carri armati tedeschi in un singolo scontro vicino a Krasnogvardeisk nell'agosto 1941. I cieli, colmi del ronzio incessante degli aerei e punteggiati dalle esplosioni tuonanti dei cannoni anticarro e antiaerei, furono testimoni dello spirito indomito dei difensori. Sullo sfondo di queste battaglie monumentali, il costo della guerra fu sconcertante, non solo in termini di perdite militari, ma nella sofferenza immensa della popolazione civile. Villaggi furono rasi al suolo, città furono distrutte e milioni furono sfollati, le loro vite sradicate dalle devastazioni della guerra. Il fronte orientale fu un crudo promemoria dell'appetito indiscriminato della guerra per la distruzione, consumando soldato e civile allo stesso modo. Fu nel seguito della battaglia di Kiev nel 1941 che la dura realtà della guerra fu messa a nudo. Questa battaglia fu una delle più significative e letali della storia, risultando nell'accerchiamento e nella quasi annientamento delle forze sovietiche in Ucraina. Oltre 600.000 truppe sovietiche furono catturate e le forze tedesche sembravano inarrestabili. Questo conflitto, pur essendo una vittoria tattica per i tedeschi, estese ulteriormente le loro linee e preparò il terreno per la dura guerra invernale che sarebbe seguita. La caduta di Kiev non fu solo una sconfitta militare, ma una profonda tragedia per l'Unione Sovietica, lasciando la città e i suoi abitanti nelle mani degli invasori, segnando uno dei momenti più bui della guerra. Il racconto del fronte orientale è incompleto senza riconoscere la strabiliante perdita di vite. I numeri sono quasi oltre la comprensione, con stime che suggeriscono che l'Unione Sovietica da sola sostenne la perdita di oltre 26 milioni di anime. Ogni numero in questa statistica era una vita, una storia non raccontata, un sogno non realizzato. Il feldmaresciallo Erich von Manstein, riflettendo sul conflitto, notò cupamente: «La guerra sul fronte orientale fu un tipo di guerra diverso. Fu una guerra totale. I campi dell'Est non erano solo campi di battaglia. Erano cimiteri per ghigli innumerevoli che giacciono in tombe senza nome. I loro sacrifici, una testimonianza cupa del devastante tributo della guerra. Sussurri nel vento, il viaggio del Kindertransport. Mentre le nuvole tempestose della guerra si addensavano sull'Europa, si stava svolgendo un'odissea meno nota ma profondamente impattante, l'evacuazione dei bambini dalle città destinate alla distruzione verso luoghi di relativa sicurezza. Tra questi movimenti, il Kindertransport emerse come un faro di speranza in un'epoca avvolta nell'oscurità. Tra il 2 dicembre 1938 e lo scoppio della guerra nel settembre 1939, in una corsa contro il tempo, il Kindertransport salvò quasi 10.000 bambini prevalentemente ebrei dalle grinfie della persecuzione nazista. Questi treni della speranza partirono da città come Berlino, Vienna e Praga, attraversando il cuore di un continente oscurato dall'ombra della guerra imminente. Il viaggio del Kindertransport fu un passaggio dall'innocenza a una maturità forzata. Con la Kristallnacht, la notte dei cristalli, che frantumò la loro realtà il 9 novembre 1938, le famiglie ebraiche si trovarono di fronte a una decisione straziante: mandare i loro bambini nell'ignoto per garantirne la sopravvivenza. I treni, spesso contrassegnati da un cartello Kindertransport, divennero i vasi della salvezza, partendo da stazioni dove gli addii piangenti facevano eco contro il vapore e l'acciaio. I bambini, alcuni troppo giovani per comprendere la gravità del loro viaggio, portavano poco più di un cartellino con il loro nome e pochi oggetti cari. Lore Segal, una sopravvissuta del Kindertransport, ricorda: «Eravamo i fortunati, i salvati. Ma in ogni salvezza c'è una sorta di tragedia. La separazione nelle stazioni ferroviarie fu un momento di profondo dolore e incredibile coraggio. I genitori, avvolti in una facciata di rassicurazione, salutarono i loro figli, non sapendo se si sarebbero mai riuniti. Le parole di una sopravvissuta del Kindertransport, Vera Gissing, risuonano il dolore di quel tempo. Fummo strappati dalle braccia dei nostri genitori e gettati nel mondo alieno del quale non sapevamo nulla. La destinazione per molti fu la Gran Bretagna, una nazione che, nonostante le sue apprensioni prebelliche, aprì le sue porte a queste anime vulnerabili. Famiglie ospitanti, che variavano dalla classe lavoratrice all'aristocrazia, accolsero questi bambini,
offrendo loro una nuova vita, ma piena di sfide. L'adattamento a una nuova cultura, lingua e struttura familiare fu un compito arduo per questi giovani rifugiati. Città e paesi in tutta la Gran Bretagna, da Londra a Liverpool, divennero nuove case per i kinder. Il popolo britannico, alle prese con l'inizio della guerra e la successiva evacuazione dei propri bambini nelle campagne, mostrò uno spirito di compassione notevole, epitomizzato dagli sforzi di organizzazioni come il Movimento per la Cura dei Bambini dalla Germania, che orchestrò la missione di soccorso. Eppure il tributo psicologico di questo sconvolgimento fu profondo. I kinder, come erano conosciuti, dovettero affrontare il trauma della separazione, la perdita delle loro case e l'incertezza sul destino delle loro famiglie. Molti trovarono consolazione nelle lettere dei loro genitori, parole preziose che spesso cessavano bruscamente mentre la guerra consumava l'Europa. Il dolore di queste assenze lasciò cicatrici profonde e per molti le riunioni del dopoguerra furono agrodolci, il passare del tempo avendo irrevocabilmente cambiato sia i genitori che i bambini. Sir Nicholas Winton, che orchestrò silenziosamente il salvataggio di 669 bambini, rifletté: «Qualcuno doveva fare qualcosa, ed era incredibilmente facile per me fare questo». Le storie di questi bambini, ora adulti, come Alf Dubs, lui stesso un kinder e poi un campione per i diritti dei rifugiati bambini, sono testimonianze dell'impatto duraturo di questo straordinario esodo. Le loro narrazioni, intrecciate nel tessuto delle nazioni che li hanno accolti, servono come promemoria toccanti della capacità di gentilezza e coraggio nei tempi di grave avversità. Nelle parole del sopravvissuto del Kinder Transport Renata Laksova, il dolore della separazione non va mai via, ma neanche la gratitudine per essere stati salvati. Ombre e luce. Le eroine non celebrate della guerra. Mentre il mondo era avvolto dalle fiamme della Seconda Guerra Mondiale, una trasformazione si svolgeva silenziosamente ma potentemente sia sui fronti interni che sui campi di battaglia. In Gran Bretagna le donne presero le redini della forza lavoro, incarnando la figura iconica di Rosie la rivettista, simbolo della tenacia e della forza femminile. In fabbriche, cantieri navali e fattorie divennero la colonna vertebrale dello sforzo bellico, il loro lavoro cruciale per il successo degli alleati. Negli Stati Uniti, Rosie fu immortalata dal dipinto del 1943 di Norman Rockwell, raffigurante una donna robusta che si prende una pausa pranzo dal suo lavoro di rivettatrice. Nonostante il ruolo fondamentale che svolsero, le donne spesso si trovarono di fronte al paradosso di essere essenziali, eppure sottostimate, come catturato nelle parole di una lavoratrice di fabbrica: «Non stavamo solo sostituendo gli uomini, stavamo diventando parte di qualcosa di molto più grande di noi stesse». Nell'Unione Sovietica la narrazione prese una svolta ancora più drammatica. Qui le donne non erano solo contributrici allo sforzo bellico, erano guerriere a pieno titolo. Il 588 Degree Reggimento Bombardieri Notturni, soprannominato le streghe della notte dai loro avversari tedeschi, divenne leggendario. Queste donne, volando su biplani Polikarpov Po-2 ormai superati, guidate da Marina Raskova, una pilota e navigatrice rinomata, effettuarono audaci incursioni notturne contro il fronte tedesco. Nadezhda Popova, una delle piloti più distinte, volò in 852 missioni e una volta disse: «Non avevamo paracadute, né radar, né armi, solo bombe e una mappa. Era spaventoso, ma avevamo una guerra da vincere». Il ronzio dei loro motori, seguito dal silenzio inquietante mentre spegnevano i motori per planare sopra i loro obiettivi, divenne un presagio di rovina per il nemico. Oltre l'Atlantico, negli Stati Uniti, le donne infransero anche loro delle barriere. Il Women's Army Corps e il Women Air Force Service Pilots furono tra le unità dove le donne servirono con distinzione, assumendo ruoli che andavano dal lavoro d'ufficio al pilotaggio di aerei militari per missioni non combattenti. Oltre 1100 piloti del WASP, come la stimata Jacqueline Cochran, volarono oltre 60 milioni di miglia in servizio. Il loro servizio, sebbene inestimabile, fu una costante lotta contro i pregiudizi dell'epoca. Come mise in modo appropriato Oveta Culp Hobby, la prima direttrice del WAC, le donne che si sono fatte avanti sono state misurate come cittadine della nazione, non come donne. Questa era la guerra del popolo e tutti erano coinvolti.
La lotta per i diritti uguali e il riconoscimento, sia nella vita militare che civile, guadagnò nuovo slancio, alimentata dalle esperienze e dalle aspirazioni di queste eroine non celebrate della guerra. Il periodo post-bellico vide la genesi di movimenti che avrebbero infine portato a cambiamenti sociali significativi, inclusa la spinta per la parità di retribuzione e il movimento di liberazione delle donne. Figure come Eleanor Roosevelt promossero questo spirito affermando: «Le donne in questo paese devono diventare consapevoli di sé come donne e della loro capacità di funzionare come un gruppo. Allo stesso tempo devono cercare di cancellare dalla coscienza degli uomini la necessità di considerarle come un gruppo speciale o classe». Ombre, dietro il filo spinato, gli echi silenziosi dell'internamento. All'ombra di un conflitto globale, una guerra più silenziosa e insidiosa fu combattuta sul fronte interno del Nord America. Seguendo l'attacco a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, sospetto e paura attecchirono nei cuori della popolazione americana e canadese. Questa paura, malguidata e radicata nel pregiudizio razziale, portò all'internamento di oltre 120.000 americani giapponesi e 22.000 canadesi giapponesi. Il loro unico crimine, l'ascendenza. Negli Stati Uniti, l'ordine esecutivo 906.066 del presidente Franklin D. Roosevelt, firmato il 19 febbraio 1942, segnò l'inizio di una rimozione di massa e incarcerazione. Allo stesso modo, in Canada, sotto il Regolamento per la difesa del Canada, i canadesi giapponesi furono forzatamente rilocati dalla costa della Columbia Britannica, le loro proprietà sequestrate e le vite infrante. Gli echi di queste azioni, catturati in modo toccante nelle parole di un detenuto, George Takei, fu un periodo di terribile incertezza e paura, risuonano con il lato oscuro della natura umana. La vita dietro il filo spinato dei campi di internamento come Manzanar in California o Hastings Park a Vancouver era in netto contrasto con le vite che gli internati avevano conosciuto. Questi campi, spesso situati in aree remote e inospitali come i deserti dell'Arizona o le pianure del Wyoming, erano città improvvisate di baracche di carta catramata, dove la privacy era un lusso e il clima rigido un compagno implacabile. Nonostante queste condizioni, gli internati si sforzarono di forgiare un'apparenza di normalità. Furono istituite scuole, stampati giornali come il Manzanar Free Press e coltivati giardini nel suolo arido. Eppure il dolore della reclusione, il rodersi del senso di ingiustizia, non potevano essere alleviati da questi piccoli atti di sfida. Nelle parole di un ex internato, Aiko Herzig Yoshinaga, fu una lotta per mantenere la nostra dignità. La perdita di proprietà e libertà civili fu un duro colpo. Le imprese costruite con anni di fatica furono lasciate alle spalle, le case vendute a una frazione del loro valore e le vite irrevocabilmente alterate. Famiglie come i Wakatsukis persero le loro barche da pesca e le loro case, simboli del loro sogno americano guadagnato duramente. Il tributo finanziario fu immenso, ma le cicatrici emotive e psicologiche furono più profonde. Nomi come Fred Korematsu e Gordon Hirabayashi divennero sinonimi della lotta per la giustizia, sfidando la costituzionalità dell'internamento fino alla Corte Suprema. Sebbene i loro sforzi fossero inizialmente vani, gettarono le basi per future riparazioni. Come lo stesso Korematsu affermò, potrebbe volerci tempo per dimostrare che hai ragione, ma devi insistere. Leader comunitari come Yuri Kochiyama e Roy Miki emersero dalla crogiuolo dei campi, sostenendo i diritti civili e il risarcimento. I loro sforzi culminarono nell'atto per le libertà civili degli Stati Uniti del 1988 e nelle scuse formali del governo canadese il 22 settembre 1988, riconoscimenti delle ingiustizie subite dagli internati. Riflettendo su questo periodo, le parole dell'internato Mary Tsukamoto risuonano con rilevanza senza tempo. Vedemmo tutte queste persone dietro la recinzione che guardavano fuori, aggrappandosi al filo spinato, e che guardavano fuori perché erano ansiose di sapere cosa stava succedendo, e pensai: questa è l'America. Questo non può succedere qui. Profondità silenziose, echi di conflitto nella guerra navale e nel trasporto mercantile. Nel vasto e volatile quadro dell'oceano, navi da guerra e navi mercantili hanno svolto un ruolo cardine,
seppur pericolosamente silenzioso, nella grande narrazione della Seconda Guerra Mondiale. Il mare divenne palcoscenico per una danza mortale tra cacciatori e cacciati, dove in gioco non c'era solo la vittoria militare, ma le vere e proprie linee vitali delle nazioni. La vita a bordo di queste navi era un misto di routine, cameratismo e costante vigilanza, sottolineata dalla minaccia sempre presente del nemico invisibile in agguato sotto le onde. La battaglia dell'Atlantico, che infuriò dal 1939 al 1945, fu la campagna militare continua più lunga della guerra. Fu qui che le navi mercantili alleate, scortate da navi da guerra, affrontarono l'assalto incessante dei sottomarini tedeschi. I convogli, facendosi strada attraverso le acque insidiose dell'Atlantico, erano la linea vitale per la Gran Bretagna, trasportando forniture essenziali di cibo, armi e combustibile. Il coraggio dei marinai, sia militari che mercantili, fu immortalato nelle parole di Winston Churchill: «L'unica cosa che mi ha veramente spaventato durante la guerra fu il pericolo degli U-boot. La vita a bordo di queste navi era una testimonianza della resilienza umana. Gli equipaggi, legati da un senso condiviso di dovere e pericolo, formarono comunità molto unite. La vita quotidiana era una routine di manutenzione, navigazione e guardia, intervallata da momenti di intensa azione o spaventosa immobilità. L'equipaggio della HMS Hood, l'orgoglio della Royal Navy, visse questa realtà fino alla loro tragica fine nella battaglia dello Stretto di Danimarca nel maggio 1941, quando un singolo colpo dal corazzato tedesco Bismarck portò al suo catastrofico affondamento. I marinai mercantili, spesso gli eroi non celebrati della guerra, affrontarono pericoli non meno gravi dei loro omologhi militari. Questi marinai civili, guidando le loro vulnerabili navi cargo attraverso acque infestate da sottomarini, furono un ingranaggio cruciale nella macchina da guerra. L'affondamento dell'SS Atenia da un sottomarino tedesco il 3 settembre 1939, solo ore dopo che la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania, segnò l'inizio cupo della battaglia per l'Atlantico. Le parole di un sopravvissuto dell'Atenia, riflettendo sull'attacco, racchiudono la realtà pericolosa della guerra marittima. Il mare era in fiamme, eravamo nel mezzo di un inferno, eppure il freddo era paralizzante. Il costo umano di questa guerra sottomarina fu sconcertante. Gli U-boot, denominati branchi di lupi dal loro comandante, l'ammiraglio Karl Dönitz, predarono senza pietà il trasporto alleato, mandando tonnellate di forniture essenziali e migliaia di anime sul fondo dell'oceano. Il terrore di essere su una nave che affonda, la corsa alle scialuppe di salvataggio e l'agonia dell'attesa del soccorso in mare aperto furono esperienze incise nella memoria di innumerevoli marinai e mercantili. Eppure, nell'immensità dell'oceano, ci furono anche racconti di umanità e improbabile cameratismo. Incidenti come quello della Laconia, dove un sottomarino tedesco, dopo aver silurato la RMS Laconia, si impegnò in un'operazione di soccorso rischiosa per i sopravvissuti, riflettevano il complesso tessuto morale della guerra navale. Il comandante, Werner Hartenstein, sfidando le convenzioni della guerra, segnalò: «Se qualche nave assisterà l'equipaggio naufragato della Laconia, non la attaccherò, a condizione che non sia attaccato da forze navali o aeree». Tra marmo e polvere, il tributo umano della campagna d'Italia. All'alba del 10 luglio 1943, le prime truppe alleate, parte dell'operazione Husky, misero piede sulle spiagge della Sicilia. Questo segnò l'inizio della campagna d'Italia, una serie di battaglie che sarebbero diventate note per la loro durata, intensità e le profonde cicatrici lasciate sul paesaggio e nella psiche italiana. La campagna, che si estendeva dalle coste siciliane ai confini alpini, non fu solo una serie di operazioni militari strategiche, ma una saga di resistenza e sofferenza umana. Città e paesi, dalle antiche strade di Roma ai villaggi rurali degli Appennini, furono trasformati in teatri di guerra. Come il generale Mark Clark, comandante della Quinta Armata statunitense, avrebbe in seguito osservato: «La crudeltà di questa campagna è al di là dell'immaginazione di coloro che non l'hanno vissuta». La campagna d'Italia fu una battaglia combattuta tra alcuni dei siti storici più preziosi del mondo. Città come Roma, Firenze e Monte Cassino divennero campi di battaglia. Le loro antiche strade echeggiavano del ruggito degli spari e del rombo dei carri armati. L'abbazia di Monte Cassino,
simbolo di pace e pietà per secoli, giaceva in rovina dopo una serie di assalti ritenuti necessari per rompere le difese tedesche. Assistendo alla devastazione, un soldato si lamentava. Era come se la stessa storia fosse stata colta nel fuoco incrociato. L'impatto sulla popolazione civile fu profondo e straziante. La spinta incessante verso nord degli alleati, unita alla resistenza determinata delle forze dell'asse, trasformò la campagna italiana in un paesaggio di spostamento e distruzione. I civili italiani, colti nel tumulto della ritirata e dell'avanzata, affrontarono una prova difficile. Il paese di San Pietro, per esempio, divenne simbolo della sofferenza civile. Ridotto a macerie dopo intensi combattimenti, rappresentava il destino di innumerevoli altri paesi lungo il percorso della campagna. Il documentario di John Huston, La battaglia di San Pietro, documentava dolorosamente la desolazione e la disperazione. La sua lente catturava le immagini inquietanti del tributo indiscriminato della guerra su soldati e civili allo stesso modo. Vivere nel caos della guerra fu una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Con l'economia in rovina e le linee di approvvigionamento interrotte, la scarsità divenne una compagna costante. In città e villaggi, allo stesso modo, i mercati, un tempo affollati, stavano vuoti. Le storie di questo periodo raccontano di famiglie italiane che barattavano cimeli di famiglia preziosi per qualche chilo di farina o contadini che nascondevano ingegnosamente il loro bestiame nei monti per prevenire la confisca da parte del nemico. Attraverso questi atti di resilienza, lo spirito italiano di arrangiarsi, cavarsela con ciò che si ha, brillava luminosamente. Nonostante le difficoltà e il dolore, lo spirito del popolo italiano rimase indomito. Tra le rovine, le arti fiorirono come forma di resistenza e preservazione dell'identità culturale. A Firenze, mentre la guerra si avvicinava al suo centro storico, la famosa Galleria degli Uffizi fu evacuata, le sue opere d'arte inestimabili nascoste dalla minaccia di distruzione. Nei piccoli villaggi devastati dalla guerra, le opere liriche venivano eseguite in teatri improvvisati, le melodie offrivano un breve sollievo dal tumulto circostante. Un aneddoto commovente racconta di un'esibizione improvvisata in un rifugio antiaereo, dove, tra il suono delle bombe che cadevano, una madre sussurrava al suo bambino: «Ricorda, questo è chi siamo». La liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, portò un barlume di speranza, ma la fine della campagna era ancora lontana. La linea gotica, una formidabile serie di difese tedesche, divenne il palcoscenico per alcuni dei combattimenti più accesi della campagna. Con l'arrivo dell'inverno del 1944, le truppe alleate, affrontando non solo un nemico implacabile ma anche il clima inclemente, trovarono la loro determinazione messa alla prova fino al limite. Fu durante questo periodo che la lotta per l'Italia mostrò veramente la sua capacità di spezzare sia gigli spiriti che i corpi. Come scrisse il poeta italiano Giuseppe Ungaretti durante la guerra, «Mi illumino d'immenso». In queste parole giace l'essenza dello spirito italiano, una luce che non smette mai di brillare, anche nei tempi più bui. Sussurri di sfida. La guerra silenziosa della resistenza nell'Europa occupata. All'ombra della svastica si combatteva un tipo di guerra diverso nei territori occupati dell'Europa. Una guerra di sussurri e ombre, di audace sfida contro l'oppressore. Questa era la guerra dei movimenti di resistenza, un mosaico di operazioni clandestine che si estendeva dai fiordi della Norvegia alle montagne della Grecia. I combattenti della resistenza, spesso cittadini ordinari trasformati in guerrieri nella notte, presero sulle loro spalle il mantello della libertà con un coraggio che smentiva il loro numero e le loro risorse. Nelle parole di Winston Churchill, questi non sono soldati, ma cittadini, sono la resistenza. In Francia, il Maquis, bande di guerriglia rurale della resistenza francese, divenne simbolo della sfida francese. Giovani uomini e donne, alimentati da un fervido patriottismo, si rifugiarono nelle aree remote del Vercors e del Morvan, dove condussero una guerra di guerriglia contro ghilli occupanti tedeschi. Le loro operazioni spaziavano dal sabotaggio delle linee ferroviarie all'assassinio di funzionari collaborazionisti. Lo spirito della resistenza francese fu incarnato da figure come Jean Moulin, un unificatore dei gruppi di resistenza francesi, che pagò il prezzo finale sotto la tortura di Klaus Barbie,
l'infame macellaio di Lione. Le ultime parole di Moulin, «Io sono, sarò, un francese», risuonano lo spirito indomito della resistenza. La resistenza norvegese, nel frattempo, intraprese una delle operazioni più audaci della guerra, il sabotaggio dell'impianto di acqua pesante a Vemork il 28 febbraio 1943. Questa missione critica, portata a termine nel cuore dell'inverno da un pugno di coraggiosi norvegesi, impedì ai nazisti di acquisire acqua pesante, componente cruciale, per la loro ricerca atomica. L'operazione, in seguito drammatizzata nel film Gli eroi di Telemark, mostrò l'audacia e l'ingegnosità dei combattenti della resistenza. Joachim Ronneberg, leader dell'operazione, rifletté: «Non ci sentivamo eroi. Stavamo facendo un lavoro per il nostro paese, in circostanze molto particolari. In Polonia, l'Armia Krajowa rappresentò il più grande movimento di resistenza sotterranea di tutta l'Europa occupata. La sua operazione più nota, la rivolta di Varsavia del 1944, fu un tentativo tragico ma eroico di liberare la città dall'occupazione tedesca. Per 63 giorni, i combattenti polacchi presero il controllo di Varsavia, impegnandosi in feroci combattimenti strada per strada prima di essere sopraffatti dalle superiori forze tedesche. La rivolta, sebbene alla fine infruttuosa, rimane un simbolo toccante della resistenza e del sacrificio polacco. Władysław Bartoszewski, partecipante alla rivolta, affermò con commozione: «Abbiamo combattuto per la Polonia, per la libertà, contro ogni previsione, e lo abbiamo fatto con onore. In ogni angolo dell'Europa occupata, questi movimenti di resistenza scrissero le loro saghe di coraggio». Nei Paesi Bassi, la resistenza olandese condusse una lunga campagna di spionaggio e sabotaggio, il cui membro più famoso, la giovane diarista Anne Frank, divenne la voce degli oppressi attraverso i suoi scritti. In Grecia, i partigiani del Fronte di Liberazione Nazionale e della Lega Greca Nazionale Repubblicana condussero una campagna incessante contro sia gigli occupanti dell'asse che i loro collaboratori, combattendo spesso nel terreno accidentato delle montagne del Pindo. Tuttavia, la storia della resistenza in Europa è anche una di immenso sacrificio. Le rappresaglie delle forze di occupazione furono rapide e brutali. Villaggi come Oradour-sur-Glane in Francia e Lidice in Cecoslovacchia furono rasi al suolo, i loro abitanti assassinati a sangue freddo come messaggio agghiacciante a chi osava resistere. I combattenti della resistenza, consapevoli dei rischi, abbracciarono la loro esistenza ombrosa, comprendendo, come mise la combattente della resistenza francese Lucie Aubrac, «la resistenza non è solo una questione di rifiuto di arrendersi, è un percorso che scegliamo di seguire». Ombre e ceneri, la marcia della morte di Bataan e gli echi della guerra del Pacifico. Nei primi giorni del 1942, mentre gli occhi del mondo erano fissi sugli eventi che si svolgevano in Europa, una tragedia di immense proporzioni si stava consumando nelle remote distese del Pacifico. La penisola di Bataan divenne il palcoscenico di uno degli episodi più strazianti della Seconda Guerra Mondiale, la marcia della morte di Bataan. Non si trattava solo di una marcia, era una brutale testimonianza della capacità umana di soffrire e di crudeltà, un crudo promemoria delle facce più oscure della guerra. Seguendo la caduta di Bataan, il 9 aprile 1942, dopo mesi di combattimenti incessanti e scorte in esaurimento, circa 75.000 truppe americane e filippine caddero nelle mani delle forze giapponesi. Quello che seguì fu un trasferimento forzato che si trasformò in una marcia tortuosa sotto il sole cocente, coprendo approssimativamente 105 chilometri da Mariveles, Bataan, a San Fernando, Pampanga. Gli uomini, già emaciati e afflitti da malattie a causa dell'assedio, furono sottoposti a brutalità inimmaginabili. Pestaggi, coltellate di baionetta e esecuzioni casuali divennero l'ordine del giorno. I carcerieri giapponesi, considerando la resa un disonore, trattarono i loro prigionieri con disprezzo, spogliando i soldati della loro umanità ad ogni passo che facevano. Tra le stanche file di prigionieri c'era il capitano Manuel Colaico, un ufficiale filippino-americano. Il suo racconto, punteggiato da momenti di resilienza in mezzo alla disperazione, offre uno scorcio dello spirito umano indomito. Raccontò di atti di gentilezza furtivi, un sorso d'acqua rubato qui, un boccone di cibo nascosto là,
piccoli gesti che divennero linee di vita nel mare della desolazione. Ma la marcia della morte di Bataan fu soltanto un prologo alla più ampia tela della guerra del Pacifico, un teatro caratterizzato dalle sue vaste distanze e campi di battaglia diversificati. Dalle fitte giungle della Birmania alle isole vulcaniche di Iwo Jima, la guerra nel Pacifico fu segnata dal suo combattimento brutale e dal suo impatto sulle popolazioni locali. Le isole del Pacifico, un tempo remote e intatte, divennero pedine in una lotta globale, i loro abitanti intrappolati tra i titani degli imperi in conflitto. Nelle isole Salomone infierì la battaglia di Guadalcanal, agosto 1942-febbraio 1943, una campagna brutale che epitomizzò la natura macinante della guerra del Pacifico. I soldati, sia americani che giapponesi, si confrontarono non solo tra loro, ma anche con l'ambiente intransigente e implacabile. La malaria, la fame e il tributo psicologico del bombardamento costante crearono un inferno vivente per i combattenti da entrambe le parti. Il Navy Hospital Corpsman John Bradley, che in seguito avrebbe issato la bandiera su Iwo Jima, sperimentò per la prima volta gli orrori della guerra qui, curando i feriti e i morenti in un ambiente dove l'aria sembrava saturata di disperazione. La battaglia, nelle parole del giornalista Richard Tregaskis, fu una storia di incredibile eroismo e coraggio sotto il fuoco, incapsulando la narrativa più ampia della guerra del Pacifico. L'impatto della guerra sulle popolazioni locali fu profondo e di vasta portata. Nelle Filippine, una nazione colta nel vortice della guerra, emersero storie di resistenza ed eroismo dalle ceneri del conflitto. Una di queste storie fu quella del capitano Wenceslao Vinzons, un avvocato laureato ad Harvard e leader della guerriglia, che organizzò un movimento di resistenza contro l'occupazione giapponese. Nonostante le probabilità schiaccianti, Vinzons e i suoi compagni combatterono valorosamente, le loro azioni testimonianza dello spirito indomabile di coloro che si rifiutarono di piegarsi alla tirannia. Il generale Douglas MacArthur, al suo ritorno nelle Filippine, catturò in modo toccante l'essenza di questa lotta quando dichiarò: «Sono tornato. Per la grazia di Dio Onnipotente, le nostre forze stanno di nuovo sul suolo filippino». Echi di disperazione. Svelare la tragedia velata del Bengala, 1943. All'ombra del conflitto globale, la carestia del Bengala del 1943 si dispiegò come una tragedia trascurata. Questo cataclisma, ambientato nel tumulto della Seconda Guerra Mondiale, fu meno una calamità naturale e più una conseguenza delle politiche indotte dalla guerra e del negletto coloniale, alterando per sempre il subcontinente indiano. L'anno 1943 segnò un capitolo sinistro nella storia del Bengala. Mentre la furia della Seconda Guerra Mondiale inghiottiva le nazioni, il Bengala, sotto l'India britannica, affrontò una crisi senza precedenti. Nonostante le sue terre fertili e i fiumi abbondanti, il Bengala fu paradossalmente destinato alla carestia. Gli inglesi, anticipando un'invasione giapponese a seguito della loro occupazione della Birmania, adottarono la politica di negazione. Questo approccio della terra bruciata portò alla confisca di trasporti vitali come barche e carri trainati da buoi e alla distruzione delle scorte di riso, cruciali per la popolazione bengalese prevalentemente agricola. In particolare, in distretti come Midnapore, l'impatto della politica fu devastante, lasciando gli agricoltori senza mezzi per raccogliere o trasportare i loro raccolti. In mezzo a queste carenze indotte dalle politiche, lo sforzo bellico britannico interruppe l'agricoltura. L'arruolamento e il dirottamento delle risorse per lo sforzo bellico significarono una riduzione del lavoro agricolo. Di conseguenza, il riso, alimento base del Bengala, divenne scarso. Senza scrupoli, i commercianti locali, inclusi influenti uomini d'affari marwari, accumularono riso, causando un'impennata dei prezzi. In un racconto angosciante, l'occhio di testimone Kitta Prasad Bhattacharya, un noto artista e giornalista, illustrò nei suoi schizzi le immagini spettrali di fame e morte, catturando il tributo umano di tale speculazione. Gli orrori della carestia furono sconvolgenti. Tra i 2 e i 3 milioni perirono per fame, malnutrizione e malattie. Le strade di Calcutta furono testimoni di questa tragedia, con figure scheletriche dei poveri rurali che si erano riversati nella città alla disperata ricerca di cibo.
L'osservazione inquietante di Freda Bedi riassunse questa miseria. «Ci sono cose che ho visto, che una volta viste, non possono mai essere dimenticate. Una madre con un bambino al seno e due bambini che si aggrappano al suo sari, implorando non per il riso, ma per l'acqua in cui il riso era stato bollito». La gravità della carestia fu aggravata dalla risposta inadeguata del governo coloniale. Gli inglesi, preoccupati per la guerra, e i leader indiani sia del Congresso che della Lega Musulmana, coinvolti in lotte politiche, non riuscirono ad affrontare efficacemente la crisi. Lord Wavell, allora viceré dell'India, ammise in seguito l'insufficienza delle misure di soccorso, riconoscendo l'entità del fallimento del governo nel mitigare il disastro. In contrasto, individui come Madre Teresa, allora una giovane suora chiamata Suor Teresa, si avventurarono nelle strade di Calcutta, offrendo consolazione e aiuto alle masse sofferenti. Organizzazioni locali e individui, come la missione Ramakrishna, fornirono soccorsi instancabilmente, ma l'immensa scala della crisi rese questi sforzi una goccia in un oceano di bisogno. Dopo la carestia, il Bengala dovette affrontare profondi cambiamenti. La carestia alimentò il nazionalismo, diventando un momento cruciale nella lotta per l'indipendenza dell'India. Evidenziò le nette disparità del dominio coloniale e la vulnerabilità dei colonizzati in tempo di guerra. Il rinomato economista indiano Amartya Sen in seguito sostenne che la carestia fu causata non dalla scarsità di cibo, ma dalle disuguaglianze nella distribuzione del cibo, una dichiarazione che riflette le basi socio-politiche della tragedia. Questo capitolo dimenticato della storia, la carestia del Bengala del 1943, si ritirò in secondo piano, oscurato dalla narrativa più ampia della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, per coloro che la vissero, rimase un duro promemoria di fame e perdita, un ricordo inciso nella coscienza collettiva del subcontinente. Leader come Mahatma Gandhi e Subhas Chandra Bose espressero la loro indignazione, con Gandhi che dichiarò solennemente: «Dio non voglia che l'India si dedichi all'industrialismo alla maniera dell'Occidente». L'imperialismo economico di un singolo piccolo regno insulare sta oggi tenendo il mondo in catene. Se un'intera nazione di 300 milioni adottasse una simile sfruttamento economico, spoglierebbe il mondo come le locuste. Echi del conflitto, la riplasmazione dell'arte e della cultura dalla guerra. La Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che infuriò dal 1939 al 1945, non fu solo un campo di battaglia tra nazioni, ma anche un crogiolo che riplasmò profondamente l'arte e la cultura. In quest'era, segnata sia dalla perdita del patrimonio culturale che dalla nascita di espressioni artistiche toccanti, il panorama delle arti subì una trasformazione drammatica. L'insaziabile appetito del regime nazista per l'arte portò a uno dei furti d'arte più estesi nella storia. Sotto la direzione di Adolf Hitler e figure chiave come Hermann Göring, una straordinaria gamma di opere d'arte fu saccheggiata. La mostra d'arte degenerata del 1937, un evento organizzato dai nazisti, espose opere d'arte moderniste in modo denigratorio, preparando il terreno per il loro successivo sequestro o distruzione. La collezione personale di Göring, accumulata da opere rubate, includeva pezzi di artisti rinomati come Rembrandt e Renoir. Questo massiccio saccheggio non fu solo un furto di proprietà, fu un tentativo di eradicare le identità culturali. Come osservò il romanziere e teorico dell'arte francese André Malraux, l'arte è una rivolta contro il destino. Nel mezzo di questo saccheggio culturale, la guerra scatenò anche un'ondata di espressione artistica. Gli artisti si trovarono a lottare con gli orrori e le realtà della guerra, portando alla creazione di opere profondamente impattanti. Guernica, di Pablo Picasso, una raffigurazione ossessionante del bombardamento di una città basca durante la guerra civile spagnola, divenne un simbolo iconico delle atrocità della guerra. Questo capolavoro, completato nel 1937, precedette la Seconda Guerra Mondiale, ma prefigurò potentemente la devastazione che il conflitto più ampio avrebbe portato. In Gran Bretagna, artisti come Henry Moore, noto per la sua serie di disegni di rifugi che ritraevano i londinesi che cercavano rifugio nella metropolitana durante i raid aerei, catturarono la sobria realtà della vita in tempo di guerra. Anche la letteratura fu indelebilmente segnata dalla guerra. Scrittori come Ernest Hemingway e George Orwell parteciparono alla guerra.
le loro esperienze influenzarono profondamente le loro opere successive. Per chi suona la campana, 1940, di Hemingway, ispirato al suo periodo nella guerra civile spagnola, e La fattoria degli animali, 1945, di Orwell, che riflette l'ascesa dei regimi totalitari, sono solo due esempi di come la guerra permeò le narrazioni letterarie. In musica, l'impatto della guerra fu profondo. La Sinfonia numero 7 di Dmitri Shostakovich, eseguita in prima assoluta nel 1942, divenne un inno di resistenza contro l'aggressione nazista. In Gran Bretagna, il Requiem di guerra, 1962, di Benjamin Britten, sebbene composto nel dopoguerra, utilizzò la poesia di Wilfred Owen, un soldato e poeta della Prima Guerra Mondiale, per trasmettere la futilità e l'orrore della guerra. Queste composizioni non solo fornirono consolazione, ma servirono anche come potenti commenti sulla condizione umana in mezzo al conflitto. La distruzione fisica della guerra si estese ai siti del patrimonio culturale, provocando perdite irreparabili. Città storiche come Varsavia e Dresda subirono danni immensi. L'insurrezione di Varsavia del 1944 portò alla distruzione sistematica della città da parte delle forze naziste, cancellando secoli di storia. Il bombardamento di Dresda nel febbraio 1945 devastò il suo centro storico, inclusi il palazzo barocco dello Zwinger e l'opera Semperoper. Queste perdite furono piante globalmente, come lamentò il primo ministro britannico Winston Churchill. Distruggere una città e la sua cultura è distruggere il popolo stesso. La fine della guerra nel 1945 non guarì immediatamente le ferite inflitte all'arte e alla cultura. Il periodo post-bellico coinvolse ampi sforzi per recuperare le opere d'arte rubate, un processo che continua ancora oggi. Organizzazioni come il programma dei Monumenti, Belle Arti e Archivi, istituito dagli alleati, giocarono un ruolo cruciale in questa restituzione. I loro sforzi, immortalati nel film Monuments Men, evidenziano l'importanza duratura del patrimonio culturale e gili sforzi per preservarlo anche nel caos della guerra. Sotto il velo del progresso, il paradosso dei progressi medici nella Seconda Guerra Mondiale. Nell'epoca tumultuosa della Seconda Guerra Mondiale, che si estese dal 1939 al 1945, il panorama della scienza medica fu per sempre alterato. Questo periodo, definito dal suo conflitto globale senza precedenti, fu paradossalmente una fucina per l'innovazione medica e un capitolo oscuro di trasgressioni etiche nella sperimentazione scientifica. Gli anni di guerra catalizzarono significativi progressi medici. La produzione di massa della penicillina, scoperta da Alexander Fleming nel 1928, divenne una priorità in tempo di guerra. Howard Florey ed Ernst Boris Chain, figure chiave in questo sforzo, facilitarono lo sviluppo del farmaco, riducendo drasticamente le morti da infezioni delle ferite. Entro il D-Day nel 1944 era stata prodotta abbastanza penicillina per trattare tutti i feriti delle forze alleate, epitomizzando l'impatto monumentale del farmaco. Anche le tecniche di trasfusione di sangue videro avanzamenti rivoluzionari. Il Servizio Britannico di Trasfusione del Sangue, precursore delle moderne banche del sangue, fu istituito nel 1938. Negli Stati Uniti, il dottor Charles Drew, rinomato per la sua ricerca sulla conservazione del sangue, giocò un ruolo cruciale nello sviluppo di banche del sangue mobili, che furono strumentali nel salvare vite sul campo di battaglia. Il lavoro di Drew non solo rivoluzionò la cura medica in tempo di guerra, ma ebbe anche un impatto duraturo sulle pratiche mediche civili. In mezzo a queste scoperte si svolse una narrativa più sinistra. Le potenze dell'asse, in particolare la Germania nazista, si impegnarono in barbariche sperimentazioni mediche. Josef Mengele, di stanza ad Auschwitz, condusse esperimenti orrendi sui prigionieri, concentrando l'attenzione in particolare sui gemelli, in una grottesca ricerca per avanzare le teorie razziali naziste. I suoi infami esperimenti pseudoscientifici, privi di qualsiasi considerazione etica, includevano studi sul cambiamento del colore degli occhi e interventi chirurgici invasivi eseguiti senza anestesia. Nel lontano Oriente, l'unità 731 del Giappone, guidata dal generale Shiro Ishii, si impegnò in attività altrettanto abominevoli nella Cina occupata.
I prigionieri furono sottoposti a vivisezioni, spesso senza anestesia, e esposti a malattie letali come parte della ricerca sulle armi biologiche. La scala di questi esperimenti fu agghiacciante, con migliaia di vittime di queste crudeli pratiche. La fine della guerra portò queste atrocità in primo piano. I processi di Norimberga, che includevano il processo dei medici nel 1946-1947, incriminarono diversi medici nazisti. Il risultante Codice di Norimberga, una pietra miliare nell'etica medica, stipulò principi quali il consenso volontario alla sperimentazione umana. Come notò uno dei giudici ai processi di Norimberga, il dottor Leo Alexander, il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. In contrasto, la gestione post-bellica dei crimini di guerra giapponesi, in particolare quelli dell'Unità 731, fu piena di controversie. Molti coinvolti furono concessi l'immunità dagli Stati Uniti in cambio dei loro dati di ricerca, una decisione che rimane un punto di contesa etica. Il dopoguerra dipinse quindi un quadro complesso di avanzamento medico e compromesso etico. Le innovazioni nella produzione di penicillina e nelle tecniche di trasfusione del sangue rappresentarono notevoli progressi nella scienza medica, salvando innumerevoli vite. Allo stesso tempo, gli esperimenti disumani condotti dalle potenze dell'asse evidenziarono il potenziale oscuro della scienza quando divorziata dall'etica. Dalle rovine alla rinascita, navigando nel labirinto della transizione post-bellica, mentre il fumo della Seconda Guerra Mondiale si diradava, emerse un paesaggio di distruzione e disordine, annunciando un periodo segnato da profondi cambiamenti e sfide. Città come Berlino, un tempo metropoli brulicanti, giacevano in rovine, le loro strade silenziose tranne che per il suono della ricostruzione. Il compito in questione era immenso, non solo in termini di ricostruzione fisica, ma anche nell'affrontare le profonde ferite psicologiche lasciate dalla guerra. Il piano Marshall, avviato dal segretario di Stato degli Stati Uniti, George C. Marshall, e iniziato nel 1948, insufflò vita nelle economie distrutte dell'Europa occidentale. Questo sforzo monumentale, ammontante a oltre 12 miliardi di dollari, equivalenti a circa 100 miliardi di dollari oggi, fu, nelle parole di Marshall, contro la fame, la povertà, la disperazione e il caos. Fu una salvezza per le nazioni sull'orlo della disperazione. Il paesaggio umano dell'Europa post-bellica era un arazzo di movimento e tumulto. La conferenza di Potsdam del 1945, con leader come Truman, Stalin e Churchill al timone, pose le basi per uno spostamento sismico nelle demografie della popolazione, in particolare nell'Europa orientale. Questo riordino dei confini vide milioni di tedeschi etnici intraprendere viaggi pericolosi da luoghi come i Sudeti in Cecoslovacchia e i territori cresi in Polonia. Le loro storie, segnate da perdita e spostamento, fecero eco ai sentimenti di un rifugiato polacco che si lamentava: «Abbiamo lasciato tutto dietro, sapendo che potremmo non tornare mai». In quest'era di trasformazione, nuove nazioni emersero dalle ceneri delle vecchie. L'istituzione delle Nazioni Unite nel 1945 segnò un'aspirazione collettiva per un mondo unito in pace e cooperazione. Agenzie come l'UNRWA divennero linee di vita per i dispersi, fornendo cibo, riparo e speranza a coloro che avevano perso tutto. La vista dei convogli dell'UNRWA che affrontavano le strade devastate dell'Europa simboleggiava un faro di speranza in mezzo al caos. Nelle parole di un grato destinatario di aiuti, l'UNRWA non riguardava solo cibo o coperte, era sapere che il mondo non ci aveva dimenticato. Tuttavia, il cammino verso la stabilità e la pace fu costellato di nuove sfide. Il divario ideologico tra l'Unione Sovietica e gli alleati occidentali si approfondì, dando vita alla Guerra Fredda. La divisione della Germania, simboleggiata dal Muro di Berlino, divenne la rappresentazione più struggente di un mondo diviso in due. Il discorso della Cortina di Ferro di Winston Churchill nel 1946 articolò questa nuova realtà, affermando: «Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è calata sul continente. Il mondo, a malapena ripresosi dalle cicatrici della guerra, si ritrovò sull'orlo di un altro conflitto, sebbene più freddo». Le storie di individui come Ludwig Erhard,
che guidò la rinascita economica della Germania occidentale, o i racconti di famiglie che ricostruivano le loro case mattone dopo mattone, sono intrecciate nel tessuto di questo periodo trasformativo. Nelle parole di un berlinese, riflettendo sull'epoca, dalla nostra disperazione più grande venne la nostra risolutezza più grande. Mentre il mondo navigava l'intricato labirinto della transizione post-bellica, le lezioni di questo periodo tumultuoso continuarono a risuonare, plasmando i contorni del mondo moderno con il linguaggio silenzioso ma profondo delle rovine e della rinascita. Mentre ci addentriamo nei momenti finali del nostro viaggio attraverso la saga straziante della Seconda Guerra Mondiale, portiamo con noi gli echi del passato, le date che si sono incise nel tessuto del tempo, i nomi degli eroi e i sussurri silenziosi dei senza nome. Dal coraggio mostrato sulle spiagge di Normandia il 6 giugno 1944, al coraggio silenzioso nei diari nascosti di Anna Frank, queste storie formano un mosaico di resistenza umana e sacrificio. Fu detto una volta da Dwight D. Eisenhower: «La vera gloria della battaglia si trova nell'ultimo respiro del soldato». Mentre ci congediamo, lasciate che questa riflessione serva non solo come un promemoria sommesso del costo umano, ma come un tributo duraturo alla resilienza dello spirito umano. Ogni storia, ogni ricordo, contribuisce alla narrativa collettiva della nostra storia condivisa, una storia che insegna, avverte e ispira. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio toccante attraverso il tempo. Fino a quando ci incontreremo di nuovo, ricordiamo, riflettiamo e non dimentichiamo mai. Arrivederci.